Allora, Liberi.tv, Riccardo Cristiano, sempre a Conflenti, questa volta in compagnia di Marco Mastroianni, che è un'altra delle persone incaricate a fare il presepe qui a Conflenti. Quindi, quante persone siete? Siamo tre persone. Da quanto tempo fate i presepi qui a Conflenti? Allora, sono tre, questa è la terza edizione che facciamo, anche se noi già da prima facevamo presepi in chiesa, a case private, eccetera, eccetera. Però questa è la terza edizione che facciamo il presepe nel borgo. Il presepe lo può fare chiunque, nel senso, il presepe di casa è una cosa che più o meno fanno tutti, però i vostri tipi di presepi hanno delle particolarità, sono molto grandi, alcuni creano proprio, non so, l'acqua, ricreano quello che è una vita di un borgo. Sì, come potete vedere qua, se escono tipo qua due uccelli, dal fumo uscirà, dalle case uscirà del fumo con l'illuminazione, ci sono i movimenti, è una cosa abbastanza sia costosa che, cioè, se uno è appassionato lo fa, altrimenti. Antonio, per esempio, prima quando abbiamo intervistato diceva che sono in pochi quelli che si appassionano al presepio. Io gli chiedevo, ma dei ragazzi ci sono che magari partecipano a queste attività annuali dei presepi del borgo? Tu sei giovane, cosa puoi dire, insomma, a dei ragazzi che invece vogliono riprendere delle attività, ma soprattutto non far perdere delle tradizioni italiane, anche non, come il presepe? Niente, questa purtroppo è una passione che ti viene da piccolo. Se ce l'hai, se no, purtroppo è difficile tramandarla, perché magari i ragazzi di oggi tra telefonini e cose non vogliono né sporcarsi le mani né tantomeno avvicinarsi a noi, anche se noi ci abbiamo provato, però quello che posso dire io è una cosa spettacolare, ti dà soddisfazioni e niente, secondo me. Dipende anche un po' dai genitori, probabilmente, perché se i genitori, io ricordo quando ero bambino, le cose che mi insegnavano i miei genitori era proprio preparare il presepe, quindi magari con i padri, con le madri, ma anche con gli amici, si costruivano delle case, si costruivano delle situazioni di paese dove rivivevano dei mestieri, per esempio dici. Sai qual è il problema? È che purtroppo il presepe è sporco. Quindi nelle case tutti vogliono la pulizia, quindi l'albero di Natale non sporco, il presepe sporco. Quindi la tradizione è andata sempre perdendosi anche per questo motivo. Io ho litigavo sempre con i miei genitori perché a casa c'era sempre sporco quando facevi il presepe. Quindi secondo me questa è una delle tante motivazioni che spingono poi i ragazzi a far perdere le tradizioni. A questo punto però potremmo pensare che, va bene, lo vuoi fare a casa tua, voi avete trovato il modo di farlo in un borgo, quindi state riprendendo dei garage, riprendendo un borgo. Quindi molti borghi d'Italia che si stanno spopolando potrebbero essere ripopolati almeno periodicamente, facendo rivivere delle attività come quelli del fabbro, come quelli del ho visto lattaio, perché nel presepe, per esempio, di Antonio erano ricreati proprio alla perfezione da maestro, veramente, le attività tradizionali di una volta. Sì, pure qua, se venite poi al completamento del presepe, ci sarà quello che zappa la terra, quello che aggiusta la sedia, il fabbro, ci saranno tanti mestieri che c'erano una volta e adesso non ci sono più, purtroppo. Però si potrebbero magari riprendere, anche perché si parla sempre di economia a chilometro zero, sia per quanto riguarda l'agricoltura che per quanto riguarda, non lo so, le tipicità del luogo. E quello di Conflenti, lo dicevo prima in un'altra intervista, potrebbe essere esportato come anche modello di concorso, come i presepi più belli, fatti non soltanto a Conflenti, ma nei paesi limitrofi. Io conosco almeno altre due o tre realtà locali dove ci sono dei presepi e ogni anno periodicamente fanno rivivere le tipicità del borgo. Non so adesso qual è la tipicità di Conflenti, però è un modo di far conoscere i luoghi e far venire persone, anche perché questa settimana che ci sarà dal 23 in poi fino a fine anno il borgo vivrà. Sì, l'anno scorso c'era stato un sacco di persone, ma non di Conflenti, soprattutto mi dicevano venivano da Botricello, Sellia Marina, quindi si sposta tutta la Calabria per venire a visitare proprio i presepi e il borgo, perché alla fine noi questo abbiamo e questo dobbiamo sfruttare. In questo contesto di Conflenti, io lo voglio ripetere perché molti magari non conoscono, diciamo, la morfologia del territorio. Conflenti è vicino allo svincolo di Altilia, quindi è facilmente raggiungibile prendendo l'autostrada da Cosenza, ma anche da Lamezia. Siete al centro, esatto, siete al centro, quindi per passare una serata diversa, in allegria, conoscendo magari le tradizioni di Conflenti, ma soprattutto assaggiando
le tipicità, ripeto, del territorio, anche enogastronomiche, dal 23 di dicembre, mi pare fino a fine anno, ci saranno varie attività che faranno in modo di animare questo borgo che è Conflenti e le vostre, appunto, attività dei presepi essere conosciute in Calabria, ma anche al di fuori, se qualcuno magari viene in ferie e vuole visitarlo. Viene a visitarlo, sì, sì, perfetto. Mi sembra pure fino a gennaio c'è la visita dei presepi del borgo. Fino all'Epifania. Le attività sono svolte tramite singoli cittadini o magari c'è la Proloco, il comune, chi è che se ne occupa direttamente? Siete voi, avete un'associazione? Per quanto riguarda le attività del presepe e del borgo, se ne stanno occupando gli amici del casale. Okay, quindi no Proloco, niente, non so se c'è l'amministrazione comunale pure, però per quanto riguarda c'è l'amico Roberto che stanno gestendo tutto alla meraviglia. Perfetto, io ringrazio Marco Mastroianni per il tempo che ci ha dedicato, gli auguriamo un buon proseguimento perché diciamo ancora siamo agli inizi di dicembre e credo che il lavoro è abbastanza lungo. Grazie Marco, allora buon lavoro. Grazie a voi e a presto, venite a trovarci. Liberi TV, Riccardo Cristiano, Conflenti.